Castellone. Per chi non conoscesse questo paesone, siamo proprio nella prima periferia torinese, nell'Interland di Torino, una terra che abbiamo già visitato molte volte, ma che ha ancora tanti angoli da scoprire, e uno è proprio questo paese, un paese ricco di eccellenze, ricco di aziende, ricco di attività. Beh, Villastellone ha una particolarità, perché da un lato, come detto, guarda già a Torino, quindi è un paesone, è una città, ma da un altro lato ha alle spalle la pianura piemontese, Carmagnola, Chieri, Poerino, quindi ha anche una forte vocazione agricola, se vogliamo, e artigianale. Beh, qui si trovano ancora alcune attività di quelle come piacciono a noi, di quelle autentiche, ma soprattutto qui si trovano, e le scopriremo in questa puntata, tante attività che passano di padre in figlio. Scopriremo tanti ragazzi giovani che hanno deciso di non abbandonare il loro territorio, di non abbandonare la loro terra e di portare nel loro territorio la loro attività. Beh, carissimi amici, non vi rimane altro da fare che mettervi comodi anche questa volta, perché il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, è qui per scoprire tante eccellenze a 360 gradi, perché in questa puntata più che mai scopriremo veramente un mondo di eccellenza a 360 gradi. Ah, non ve l'ho detto, tutto questo è le eccellenze dei territori. Si parte! Iniziamo il nostro viaggio a Villastellone con un'attività molto particolare, intanto perché è gestita da una ragazza veramente, come vedremo, giovanissima, ma che ha già alle spalle tantissimi anni di attività. Una ragazza che, come vedremo, ha una grandissima passione per ciò che fa, e questo già è sinonimo di eccellenza. Quindi andiamo a scoprirla insieme. Carissimi amici, come vedete abbiamo una ambientazione un po' diversa dal solito, eh? Mi sono lasciato accomodare in questo salottino, perché l'eccellenza di cui parliamo in questa parte di puntata merita veramente di essere raccontata da qui, perché ora scopriremo un piccolo bijou, un piccolo angolo di meraviglia proprio nel centro storico di Villastellone, e il merito è tutto della ragazza che vedete qui al mio fianco, ovvero Marika. Benvenuta. Grazie. Marika, intanto, come si chiama la tua attività? Si chiama Fantasia Gioielli. E già avete capito qual è l'argomento, ma questa non è una semplice gioielleria, cioè qui c'è veramente molto di più. Allora, come nasce tutto questo? È 11 anni col negozio, e adesso 11. Da quest'anno mi sono spostata e mi sono messa in questo posto che almeno è un po' più largo, che così almeno puoi girare, sì, puoi vedere tutto, sì, meglio. E io adoro il mio lavoro, quindi io giro tutte le fiere che ci sono e cerco, okay, piccole artigiane con la partita IVA che facciano cose un po' particolari. Ok. E quello che faccio, okay, è questo, praticamente. E questa è la cosa più bella di tutte, perché lei davvero, per portare tutte queste meraviglie, come abbiamo detto, fa una ricerca enorme, grazie anche alla tua passione, perché senza, certo, la tua, no, passione ovviamente non lo faresti. E però poi il risultato si vede, perché qui si trovano delle cose che non si trovano da altre parti. Sì, è vero, infatti sono fortunata perché arriva anche gente da lontano. A, esatto, volte alcuni mariti arrivano e mi dicono: mia moglie mi ha detto portami a Villastellone, portami a Villastellone, e loro mi dicono, i mariti dicono: ma Villastellone io vedo solo campi. E no, invece ci sono, no, in mezzo alla campagna, in mezzo a
tante cose più legate al mondo agricolo, c'è questa piccola perla. Ma ti dico, io per primo sono stato sorpreso di trovare un'attività di questo tipo, perché sinceramente non me l'aspettavo, ma quando me ne hanno parlato, e in città, in paese, si parla molto bene di te. Grazie. E della tua attività, quindi ho detto devo andarci per forza, perché mi incuriosisce questo mondo, e quindi è stata una naturale conseguenza essere qui. Quindi, come abbiamo detto, tutto questo nasce dalla tua passione, dalla tua ricerca, ma vedo tantissime cose, sì. Cioè gioielli, non soltanto, anche cioè c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sì. Allora, io ho iniziato a lavorare in un negozio a Torino e devo dire grazie al mio ex capo, perché mi ha insegnato tutto e quindi mi ha proprio trasmesso questa passione. E poi a un certo punto ho detto, boh, mi butto, apro una cosa mia. Giusto, giusto. Dove? A Villa Stellone, ma perché giusto. Io credo nel mio paesello. Questa è la frase che tutti ci piace. Tutti mi hanno detto all'inizio, ma sei matta, aprire Villa Stellone? E invece io ci credo. E mi piace la gente del paese, mi piace il paese, mi piace vivermelo. E quindi sono contenta, ed è 11 anni col negozio, quindi sono molto contenta. Esatto, e questo è proprio il senso del nostro programma. Ragazzi giovani che invece di andare altrove, cioè qua sarebbe stato semplice, a pochi chilometri c'è la grande città, quindi potevi avere tutte le comodità del caso, però no, hai scelto la provincia, hai scelto il piccolo paese perché è il tuo paese. Sì. E lì hai potuto costruire quella che poi è la tua attività. Quindi complimenti due volte, cioè intanto per aver tirato su un'attività come questa, che in assoluto non è semplice da nessuna parte fondamentalmente, ma il fatto di averla fatta nella tua città è veramente un valore aggiunto per te, ma anche per la tua città, perché in un certo senso la tieni in vita, dai un qualcosa che se no non ci sarebbe. Beh, carissimi amici, devo dire che ne valeva veramente la pena raccontare la storia di Marika, perché è veramente una ragazza che mi ha colpito e mi ha colpito in modo molto positivo. Ma girando per il centro storico di Villa Stellone mi è venuta fame, e allora andiamo a vedere se troviamo un'attività che in qualche modo possa un po' unire i prodotti tipici di questo territorio, ma non soltanto. Beh, proviamo ad andarla a conoscere insieme. E ora vi voglio presentare due signore che nel pieno centro di Villa Stellone ogni giorno cucinano tante bontà, tante leccornie, alcune legate a questo territorio, ma non soltanto. Loro sono Cristiana e Valentina, benvenute intanto nel nostro programma, e la loro attività, il loro locale ha un nome molto particolare, che però rientra appieno in ciò che fanno. Perché come si chiama la vostra gastronomia? La Sporta. E che cosa vuol dire La Sporta? Cioè, perché avete scelto questo nome particolare ma ha un senso? Allora, La Sporta è la classica borsa della spesa, quella con cui tutti noi, quando ci ricordiamo, andiamo a comprare, no? Quindi okay, la borsa della spesa, e quindi ci piaceva quest'idea di... giustamente si viene qua anche per fare la spesa. Esatto, okay. E poi
e che evocava anche un po' l'asporto, che è anche un po' quello che facciamo. Ok, ok. Quindi avete un po' unito indirettamente la tradizione con l'attualità. Esatto. Perché c'è il discorso appunto della spesa, poi magari avveniva mai più un tempo, le botteghe se ne andavano a farla, e anche l'attualità che invece porta all'asporto. Quindi questo mi piace, avete avuto una brillante idea. Ma veniamo alla parte concreta, cioè quello che fate. Mi hanno detto qua fate veramente di tutto e di più intanto. Ma ogni giorno che si viene si trova un prodotto nuovo, qualcosa di nuovo, ricette nuove, alcune legate a questo territorio, ma non soltanto. Quali sono i vostri cavalli di battaglia, le cose che siete più brave, che vi fanno più complimenti? Beh, allora, noi quando abbiamo iniziato questa attività, quando abbiamo deciso di aprire, quello che volevamo era appunto, e che più o meno l'obiettivo che stiamo cercando di mantenere, è di preparare tutto da noi. Quindi è tutto, cioè non ci sono prodotti confezionati, è tutto quanto fatto sempre con fresco. Le vostre mani, come fanno esatto, le mamme. Esatto, utilizziamo soltanto ed esclusivamente prodotti di stagione, quindi si trovano prodotti preparati con verdure di stagione. Esatto. Comprate tra l'altro sul territorio, quindi anche il chilometro zero era una cosa che ci interessava, e questo che è ci molto, interessava mantenere. È molto importante, perché questo, oltre a dare un prodotto di qualità poi al vostro cliente, un prodotto genuino, un prodotto sano, aiuta anche un po' l'economia del territorio, esatto, perché aiuta esatto. le aziende agricole e altre realtà. Infatti ci riforniamo solo con aziende. E questo è fondamentale, ed è il motivo per cui stiamo parlando di voi in questo programma, perché il senso di questo programma è un po' proprio raccontare le attività che tengono in vita il loro paese. Ma tenere in vita il paese non è solo dare un servizio poi al cliente, ma anche questo, questa sinergia, questa collaborazione, quindi tutta una comunità, tutta una realtà vive, prospera, e quindi ce ne fossero come voi, ce ne sarebbe veramente tanto tanto bisogno. Abbiamo parlato di buon cibo, direi di cambiare completamente argomento. Ora vi voglio portare in un'attività storica, la più storica di tutte quelle che conosceremo oggi, perché è qui veramente da 40 anni, mi dicono, qualcosa del genere. Un'attività che in un paese come questo è fondamentale, perché come abbiamo detto, Villastellone ha una forte vocazione artigianale, una forte vocazione agricola, e quindi l'attività di cui parliamo ora è qualcosa di imprescindibile per gli abitanti di questo territorio, e non soltanto, direi. Andiamo a scoprirla insieme. Villastellone è un paese alle porte di Torino, quindi già ha una vocazione che guarda la città, ma rimane fortemente legato alle tradizioni, al territorio, all'agricoltura, all'artigianato, insomma al lavoro, il lavoro quello vero. E in un paese come questo l'attività di cui andiamo a parlare ora è fondamentale, perché sono in una delle attività forse più storiche di questo paese, perché il signore che vedete qui al mio fianco è già una delle ultime generazioni, anzi l'ultima generazione, Michele. Intanto benvenuto Michele. Grazie. Nel nostro programma. E questo è il suo regno, la sua ferramenta. Qui c'è veramente di tutto e di più. Avete bisogno di una qualsiasi cosa, perché dovete fare un lavoretto, c'è cioè qualcosa che non va, venite qua e lui ha sicuramente la soluzione. O sbaglio? E nel limite del possibile cerchiamo sempre di accontentare tutti. È perché ecco. Giusto, io non so, una domanda che mi faccio sempre quando entro in questo tipo di realtà, non so come fate a capire dove sono le cose, perché c'è veramente di tutto qua dentro. Ma e quindi... una volta io praticamente ci sono nato dentro, esatto. Perché erano dei miei, genitori, quindi esatto. Vai,
vai così ormai si va veramente così, a memoria. Però sembra facile, ma vi assicuro che facile non è. Anche perché per costruire tutto questo, cioè, come nasce un'attività così? Cioè, vai in ricerca, cioè, come funziona? Beh, indubbiamente dei corsi si fanno. Noi seguiamo anche molto l'aspetto delle serrature, quindi bisogna tenersi anche un attimino aggiornati sulle evoluzioni. E niente, in base alle richieste, quando manca qualcosa, vai a cercare. È un work in progress, insomma. Uno pensa che queste siano quelle attività, beh, l'abbiamo già accennato, ma lo ribadiamo, cioè la vostra è un'attività storica. Sì, cioè, qui c'erano già i tuoi genitori. Sì, i miei genitori l'hanno rilevata nell'83, mi pare. E poi niente, sono subentrato Quindi è una vita, che siete qua, è una vita che lavorate, ma uno pensa a un'attività abbastanza standard che è rimasta così negli anni. Invece no, cambiata tantissimo. Negli anni cambiano i prodotti, cambiano le esigenze, quindi bisogna cambiare anche il magazzino. Bisogna mantenendo sempre un po' lo storico, perché però sono quelle cose che bene o male sono sempre quelle, ma ce ne sono altre che ovviamente passano gli anni e cambiano, se vogliono. La cosa importante, la cosa difficile secondo me di questo lavoro è proprio cercare di restare sempre un po' al passo con quello che succede. Cambiano gli attacchi, cambia tutto, si cambia di continuo, e quindi poi dopo il cliente arriva qua, magari si arrabbia, ma non avete, invece bisogna aggiornarsi. Mamma mia, come fanno a capire dove sono le cose? Ce ne sono tantissime. È un lavoro incredibile, quello è, non lo so, davvero. Complimenti a loro, complimenti a Michele e alla sua famiglia, perché davvero fanno qualcosa di unico. Ma a proposito di gente che fa qualcosa di unico, ora voglio andarvi a raccontare la storia di un'altra famiglia. Un ragazzo giovanissimo, 27 anni, che ha già preso in mano l'attività del padre e la sta portando avanti, la sta portando nel futuro. Voglio proprio andare a scambiare due parole con lui e a vedere le cose buone che propone, perché parliamo di carne, parliamo di razza bovina piemontese. Andiamo. Quando le attività passano di padre in figlio, soprattutto nei piccoli paesi, perché vuol dire che i giovani non abbandonano la loro terra, il loro territorio, non vanno a chilometri di distanza, ma restano lì per tenere in vita proprio il paese stesso. Questo è l'esempio che vi voglio raccontare in questa parte di puntata. Questa in parte è la storia di Fabrizio. Benvenuto intanto, Fabrizio, perché lui è un ragazzo giovanissimo, 27 anni, pensate, ne dimostra anche meno, che è già qui nell'attività che è stata di suo papà Giuseppe, di sua mamma Maria, e la porterà nel futuro, perché questo è un po' il segnale che vogliamo mandare. Insomma, in un periodo storico in cui si dice che i giovani non hanno più voglia di fare quant'altro, tu invece sei la dimostrazione del contrario. Sì, ci proviamo. Perché non è facile questo lavoro, diciamo, soprattutto oggi. No, abbiamo orari un po' frenetici, dal mattino alla sera, giusto la pausa pranzo. E tante volte in pausa pranzo si prepara già il lavoro per il pomeriggio. Dove la vostra carne, partiamo innanzitutto da qua, perché chiedendo un po' in giro per il paese tutti mi hanno parlato di voi, per cui si trova la miglior carne piemontese, quella proprio di questo territorio. Sì, noi da sempre, cioè già mio padre, trattavamo sempre carne piemontese, poi dal 2019 siamo associati a Coaldi, quindi abbiamo la certificazione di solo a Fassona piemontese. Quindi lì è un marchio di garanzia, cioè quella è veramente una garanzia che il prodotto è di qualità, il prodotto è d'eccellenza, e poi di conseguenza anche la vostra clientela questo lo capisce, questo lo approva e lo ha. Thank you.
carne piemontese ovviamente è il cavallo di battaglia, cioè da dove tutto è partito, ma in realtà vediamo anche nelle immagini che fate molto altro, perché c'è la mamma dietro le quinte nelle cucine che prepara piatti tipici, tante cose del territorio e non soltanto. No, esatto, col cambiare comunque delle richieste dei clienti, ormai la carne non è che tutti ricercano sempre solo carne, allora ci siamo ampliati un po' la nostra offerta, abbiamo deciso anche di avviarci verso la gastronomia da una decina di anni, mi pare. Okay, già. Okay. E sì, lì si è cotto la maggior parte delle cose di mia madre, che si chiama Lia. Che come tutte le mamme è lì, che cucina, che spignatta, come ti diceva. Passiamo, esatto. E in modo tale, perché purtroppo i tempi cambiano e questo lavoro, me lo raccontano spesso i tuoi colleghi, immagino che qua valga la stessa cosa, è cambiato molto in questo senso negli anni, cioè un tempo la macelleria era macelleria, carne, venivi a comprare la carne e te la cucinavi a casa. Ora invece abbiamo sempre più fretta, esatto. Siamo meno capaci a cucinare, a preparare e quindi diventate un po' veramente un mini ristorante da sport quasi, perché ormai si cerca sempre più anche quello. Carissimi amici, anche questa puntata dedicata a Villa Stellone termina qui. Sono in mezzo a una rotonda, qui è la rotonda che porta proprio all'interno di Villa Stellone. Allora, aspettate un attimo, questo è il bello della diretta, o quasi, così mi sistemo un attimino bene. Siamo proprio qui, in questa rotonda che apre le porte del paese e come vedete da questa costruzione, da questa opera d'arte, qui la vocazione è quella del lavoro, della fatica, delle cose più umili. Ed è quello che in parte abbiamo un po' raccontato in questa puntata di Le Eccellenze dei Territori, perché effettivamente abbiamo un po' portato nelle vostre case la vera essenza di questo territorio, ovvero persone che da generazioni lavorano, faticano, non hanno paura di stancarsi, non hanno paura di sporcarsi le mani, ognuno nel loro settore, perché poi ci sono lavori ovviamente più difficili, più complicati, più faticosi, più umili, altri magari meno, però sempre e comunque la passione, la voglia di lavorare, la voglia di impegnarsi rendono poi ciò che si fa qualcosa di veramente incredibile, veramente unico. In una parola, rendono eccellente ciò che si fa, trasformano un'attività in eccellenza. Noi vi abbiamo raccontato le migliori, quelle che potete trovare qui a Villa Stellone, le più importanti, le più significative. Se non ne parliamo nel nostro programma, purtroppo non tutto è eccellenza, ma il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, è qui proprio per raccontarvi ciò che è eccellenza e non per niente il nostro programma si chiama Le Eccellenze dei Territori. Carissimi amici, quindi l'appuntamento è alla prossima puntata di Le Eccellenze dei Territori. Intanto vi ho fatto fare il giro intorno a tutta la rotonda, sempre sul Digi Network, sulle migliori web TV d'Italia, come sempre in vostra compagnia e su tutti quanti i canali social. Alla prossima, ciao!